l'incontro di stili, di civiltà, di arti, di mondi, per l'ennesima volta scopriamo essere elemento di modernità e innovazione. Otama è questo. Otama fu palermitana come noi, internazionale, fortemente innovatrice ed elemento di modernità per l'arte e per la società palermitana. Per mezzo secolo perseguì un progetto, il suo, è quello di Ragusa, un progetto grande che vedeva la cultura occidentale innovarsi nelle tecniche, nello stile dell'antico Giappone, dell'Oriente. Elementi talmente nuovi che la popolazione, i cittadini di allora, l'aristocrazia e la cultura emergente non poteva comprendere. Talmente innovativi da essere una minaccia per la cultura classica perseguita a Palermo fino a quel momento. Però ci fu una classe di commercianti, di grandi imprenditori, di coloro che erano abituati come Florio e Whitaker a guardare a un orizzonte più in là, più ampio, e a scoprire che il mondo è fatto da universi, da incontro di universi complessi. Otama esprime nelle sue opere esattamente questo, un mondo interiore che è espressione dell'incontro, di un cammino a metà strada tra Oriente e Occidente, tra stile, eleganza e non più manierismo ma realismo, emersione di quello che era l'elemento materiale e un percorso didattico e culturale fondamentale per la crescita dei giovani artisti all'interno delle scuole. È la prova vivente, Otama, del grande progetto di Ragusa, il suo grande amore, il grande artista che condivise con lei un cammino che purtroppo si infranse in mille difficoltà. Solo Pecorini lo capì e lo comprese fino in fondo. Nonostante l'aiuto, il sostegno anche morale di talune istituzioni come il ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti di allora, Finocchiaro Aprile, Ragusa e Otama ebbero momenti terribili perché il progetto di scuola-museo, di una tecnica che era tutt'uno con l'arte, con una revisione del ruolo dell'artista nel mondo anche in relazione al commercio e all'economia, si infrangeva continuamente nell'apatia, nella mancanza di ascolto. Pecorini coglie questo elemento fondamentale, soprattutto quello didattico e di un collezionismo vivo, e una parte del museo viene materialmente portata in salvo a Roma dalla Fondazione Pecorini e oggi preservata dal Museo delle Civiltà a Roma. Ma la scuola fondata dai due, oggi mantiene la denominazione dei due artisti ed è non soltanto contenitore di quella grande arte, di quegli elementi preziosi, tavole artistiche o oggetti, ma custodisce il respiro di quella novità di allora che vuole continuare a camminare. Oggi la Fondazione, con la mostra importante su Otama, ma che sottolinea la migrazione di stili, l'incontro tra mondi, e riceve Otama a Palazzo Reale, palazzo istituzionale per eccellenza, facendo percorrere il tappeto rosso, quello importante che si concede soltanto ai grandi. Quest'artista così delicata, come spesso sono gli orientali, è approdata a Palermo in una situazione storicamente particolare. Il Giappone aveva aperto le frontiere all'Occidente nella metà dell'Ottocento, dopo due secoli di chiusura, quindi non avevano avuto rapporti i giapponesi con i paesi occidentali, né i paesi occidentali conoscevano il Giappone. Dietro le pressioni degli Stati Uniti e dell'Europa, finalmente ci fu questa apertura che creò tantissimi problemi dentro nelle strutture politiche del Giappone. L'epoca Meiji è quella che si è assunta questo ruolo di
traghettare il paese da questa dimensione ancora, possiamo dire, quasi medievale dei samurai all'occidentalizzazione. E Otama si confronta subito con questa nuova realtà perché uno scultore siciliano palermitano, Vincenzo Ragusa, è chiamato a Tokyo insieme ad altri due artisti a creare una scuola d'arti occidentali, perché l'arte giapponese era cristallizzata in formule molto precise. Tutti riconosciamo un dipinto giapponese per le sue caratteristiche. Invece il Giappone voleva aggiornare la cultura artistica e chiamò questi tre artisti. A noi interessa Vincenzo Ragusa. Vincenzo Ragusa ebbe l'occasione di conoscere la giovane Otama, aveva 20 anni meno di lui e fu accolto, visto che lui era un personaggio a Tokyo con questo suo ruolo di docente nell'accademia del paese. E quindi lui cominciò a frequentare la famiglia e Otama era molto sospettosa quando lui le mostrava i disegni alla maniera occidentale. E invece poi piano piano lui cominciò a riempirle la casa di fiori, di animali, di anatre, di cose, per farle capire che bisognava partire dall'osservazione della natura. Quindi Otama piano piano, dietro i consigli amorevolmente suggeriti da Vincenzo Ragusa, cambia il suo stile. Da giapponese diventa uno stile molto occidentale, con la prospettiva, il chiaroscuro, queste, e comincia a dipingere tutti gli oggetti che Vincenzo Ragusa, che era impazzito per la cultura giapponese, artistica e non, porta a Palermo Otama e con l'idea di aprire una scuola d'arti orientali a Palermo, con questo museo che doveva far conoscere quest'arte giapponese e doveva anche insegnare le tecniche giapponesi. Naturalmente questo non poté farlo, cioè lui aprì questa scuola a sue spese nel 1884, quando poi finalmente, dopo 3 anni, riuscì a convincere il ministero della necessità di aprire questa scuola, il ministero acconsentì a patto che eliminasse gli insegnamenti orientali e chiudesse il museo. Quindi una mentalità abbastanza ristretta ha impedito che si costituisse a Palermo uno dei poli importanti per la diffusione del giapponismo, che intanto in Europa imperversava. È stata la prima donna artista giapponese a mettere piede in Europa. La sua pittura può apparire infatti eclettica, molto variabile, però dobbiamo pensare che è una donna che improvvisamente dalla sua cultura giapponese viene a contatto non solo con quella ottocentesca, perché lei partiva con suo marito, andavano in giro per l'Italia, ma lei impazzì, per secondo me, con certi dipinti che ha fatto, con la pittura del Settecento, forse anche del Rinascimento. Quindi improvvisamente si è trovata a confrontarsi con tutta la storia dell'arte italiana, che sappiamo quanto sia ricca, e quindi e decide di cominciare a usare tecniche che non esistevano in Giappone, perché lei fa il pastello, dipinge ad olio, disegna ovviamente, e poi comincia a fare anche decorazioni parietali, quindi con tecniche assolutamente nuove. Il dipinto La notte dell'ascensione, un notturno, tutti avevano dipinto nell'Ottocento Monte Pellegrino, tutti i pittori, dallo Iacono e tutti hanno fatto il Monte Pellegrino, ma mai di notte. E lei si inventa una visione dall'alto. Si vede la passeggiata della Marina, e si vede Monte Pellegrino, un cielo nuvoloso, i lampioni che erano elettrici, che erano una novità assoluta per Palermo e per tante città. E lei, solo i futuristi in quel periodo, cioè dopo, faranno i lampioni elettrici. Quindi lei, nella sua ingenuità, diciamo così, fa a volte delle cose che sono rivoluzionarie.
Questa scuola nasce per volere di Vincenzo Ragusa e Otama Kiyohara, per volere soprattutto di Vincenzo Ragusa, il quale viene selezionato come docente di scultura che si recherà poi a Tokyo, dove vivrà fino al 1882, data in cui tornerà a Palermo con un sogno, che era quello di creare una scuola museo. Sembrerebbe che sia un liceo come tutti gli altri licei. Per noi non è così, perché noi abbiamo una relazione con un passato che è tuttora presente, un passato che vibra, così come vibra anche la mia emozione, perché tutte le volte che io entro in questo museo mi proietto in un mondo in cui penso a Otama Kiyohara, che alla fine dell'Ottocento, una donna della fine dell'Ottocento, viene in Italia, viene a Palermo con la sorella, il marito della sorella, insieme a Vincenzo Ragusa, che quando rientrano a Palermo. Ma è una grande rivoluzione ha compiuto questa donna nel 1884. È una grande rivoluzione che ha lasciato un'impronta molto forte nella cultura artistica di Palermo e credo anche di tutta Italia. Tokyo rappresenta per Vincenzo anche un'opportunità, un sogno, a cui sogno ha partecipato necessariamente Otama, una ragazza che incontra in una zona vicino alla casa della residenza di Vincenzo. Da diciamo, questo rapporto sentimentale che poi sboccerà nel tempo, Vincenzo carpirà il talento di Otama dal punto di vista proprio del linguaggio, intanto orientale, perché Otama ha una scuola che è classica giapponese. Poi attraverso il disegno, insomma, le regole della pittura occidentale, riesce ad avvicinarsi anche a quel tipo di iconografia prettamente europea. Ma è stato in questo periodo delle grandi esposizioni universali che poi in Giappone hanno avuto un eco con delle esposizioni giapponesi vere e proprie, nazionali, che Vincenzo comincia a concretizzare questo sogno. Un sogno di, come dire, di trasportare, ma più che trasportare, un sogno di accomunare insieme due culture completamente diverse. Allora, in quel momento ben preciso, trasferisce questo suo sogno ad Otama, che a sua volta lo sposa, e comincia tutto con una riproduzione di oggetti che lo stesso Vincenzo colleziona sempre per fondare poi nella propria città questo museo giapponese. Quindi Otama è in qualche modo parte integrante di questo sogno, di un uomo che era un grande artista, un grande scultore, ma allo stesso tempo aveva fatto l'esperienza da insegnante a Tokyo. Quindi il suo sogno viene concretizzato poi a Palermo. Lui ha avuto diverse proposte per aprire questo museo in altre zone d'Italia, ma ha insistito. Lui voleva che il museo giapponese fosse a Palermo, nella sua città natia. Ritornano a Palermo, fondano questo museo, inizialmente nella casa privata di Vincenzo Ragusa, nel 1883. E insieme ad Otama decidono di abbinare a questa prima idea di museo giapponese un'idea di scuola, come avveniva nelle grandi città europee. E da lì cominciò questo progetto, che ha avuto all'inizio il supporto anche in parte della città, e per 3 anni, dall'83 fino all'86 circa, questa scuola museo ha avuto, diciamo, una sua concretezza nella città. Dopodiché sappiamo che il sogno di Vincenzo finirà con la chiusura sia del museo che dei corsi giapponesi di questa prima scuola. E lì ovviamente un dramma che colpirà l'artista e probabilmente non lo lascerà mai. Lui morirà con questo grande dispiacere e comunque delusione, perché tutto quello che aveva fatto insieme ad Otama l'aveva fatto per la propria città. E in quel periodo purtroppo la città, così come le istituzioni, hanno proibito quello che era l'idea di questo scambio interculturale, perché inquinava in qualche modo il gusto ufficiale. L'intervento che abbiamo condotto è il frutto di una sinergia tra 3 istituzioni culturali,
Il Centro Restauro, che è un organismo tecnico del Dipartimento e dell'Assessorato Beni Culturali, la scuola, il Liceo Artistico Tama e la Fondazione Federico II, che è il braccio culturale dell'Assemblea Regionale. È un intervento che definirei perfetto, nel senso che riguarda il restauro, la valorizzazione e la fruizione di queste opere dell'artista Otama. Il restauro, che comprende opere di varie tipologie, è stato condotto sia direttamente dai tecnici del Centro Restauro, sia in collaborazione con tirocinanti del corso di laurea in conservazione e beni culturali che insieme con l'Università di Palermo il centro conduce. Sono state eseguite le necessarie indagini preliminari sia direttamente nei laboratori del nostro centro sia in collaborazione con l'Università di Palermo nell'ambito del corso di laurea che conduciamo insieme con il professore Palla e il professore Megna. L'intervento effettuato sulle opere di Otama Kiohara ha inteso trasmettere e proteggere tutti i valori culturali. In realtà sulle opere erano presenti molti elementi che erano la testimonianza di un percorso storico dell'opera stessa. L'intervento pertanto non è stato di tipo invasivo, ma ha voluto arrestare i processi di degrado in atto e restituire anche un'unità materica così da poter essere facilmente fruibili. L'intervento è stato di tipo conservativo, cioè è stata conservata la memoria e quindi tutti quegli elementi presenti su ciascuna delle tavole è stata mantenuta come testimonianza. L'intervento ha comportato ovviamente delle operazioni di pulitura per l'eliminazione di tutti i depositi presenti sulle opere. L'operazione è stata eseguita con la massima attenzione per la sensibilità dei pigmenti e dei colori al mezzo acquoso. Sono stati infatti utilizzati dei metodi anche alternativi in cui il contatto dell'acqua con l'opera era ridotto al massimo. Rispetto a tutte le altre opere, l'acquarello raffigurante i ventagli presentava una particolarità, era stato eseguito su un cartone molto spesso. Questo impediva il ricorso al restauro tradizionale. È stata quindi ideata una soluzione che attraverso proprio della polpa di cellulosa, di carta opportunamente trattata, ha modellato tutte le parti mancanti con il risultato che è stato raggiunto sia lo spessore dell'originale sia la stabilità meccanica dell'opera. Il restauro ci ha impegnati all'incirca 6-8 mesi. Soprattutto sono state fondamentali le ricerche storiche, le indagini preliminari e tutti quei test volti a determinare la natura e la solubilità dei pigmenti presenti. Io ho sempre considerato il mio lavoro un po' come il lavoro del medico, l'ho sempre paragonato al lavoro del medico che fa la visita, quindi il sopralluogo presso il paziente, che nel nostro caso è il bene culturale. Lo si esamina, lo osservo, quindi può essere, cioè noi facciamo sopralluogo in tutta la regione della Sicilia, o il sopralluogo può essere anche qua sotto nel laboratorio di restauro, come nelle tante opere vengono portate qua e ci chiamano per esaminarle. Quindi c'è una prima indagine visiva macroscopica con lente di ingrandimento che ci consente di vedere così a prima acchito le alterazioni che sono presenti su quel manufatto. Un po' come il medico che vede se c'è un esantema, per esempio, no? Nel bambino. Di Otama Kiohara sono stati, diciamo, sottoposti alla nostra attenzione diversi tipi di manufatto, cioè acquarelli, tessuti di seta, si supponeva fossero tutti seta e metallo e fili metallici, e cartoni vari di supporto. Nel caso specifico degli acquarelli, facendo questi approfondimenti, l'esito è stato negativo, quindi da un punto di vista biologico gli acquarelli stavano bene. Abbiamo invece avuto modo di affrontare i tessuti. Questi tessuti invece già macroscopicamente presentavano delle lacerazioni, delle erosioni. Cosa si fa? Fatta la diagnosi, si fa la cura. Cosa fa il medico? Dà una cura. In
in questo caso erano frammenti di tessuto, quindi parliamo di piccoli lacerti, e questi tessuti è stato consigliato di aspirare con dei microaspiratori, aspirare tutte le polveri, i residui, tutto lo sporco, insomma tutto ciò che si poteva aspirare, microaspirare. Il contatto tra Centro Restauro e Liceo Artistico Tama Kyoara di Palermo nasce nell'ambito di un progetto di alternanza scuola-lavoro stipulato nel triennio 2017-2019. C'è stato pure, diciamo, il coinvolgimento degli studenti per quanto riguarda il settore di restauro dei manufatti cartacei nel restauro degli acquerelli di Tama Kyoara, l'artista giapponese che è tra i protagonisti pure di questa mostra. E gli studenti che già erano preparati a livello, diciamo, scolastico e dai loro professori sull'artista hanno partecipato con entusiasmo. E per loro è stata un'esperienza unica e credo che se lo ricorderanno negli anni, anche se non diventeranno dei restauratori, sicuramente avranno capito cosa vuol dire il rispetto del patrimonio diciamo che li circonda, il nostro patrimonio. Noi qui abbiamo due collezioni, sostanzialmente due serie, opere di Otama. La prima è appunto la collezione dipinta, che presenta 31 tavole, delle 63 totali, ricordiamo che alcune sono a Tokyo e 8 sono disperse. L'altra, che è oggetto del restauro, noi abbiamo definito la acquarelli liberi, proprio per rendere questa dimensione di Otama che riesce a coniugare, a connettivare in maniera assolutamente intelligente il mondo occidentale e il mondo orientale. Le due scuole, quindi yoga e nihonga, trovano in Otama un nuovo linguaggio e mi piace citare un pensiero filosofico che è di Shuzo, che sostiene che il mondo orientale dipinge il finito per rendere l'infinito. Quando noi osserviamo, perché lo si fa, perché ci si immerge all'interno dei dipinti di Otama, si percepisce un silenzio assoluto. È un silenzio eloquente, è un silenzio che parla di qualcosa che va oltre. Infatti spesso ci si lascia distrarre da una tecnica che riesce magistralmente a gestire l'occidentalizzazione attraverso l'introduzione della prospettiva, i tagli diagonali gestiti attraverso la geometria, le sfumature, le ombre. E spesso si dimentica che ciò che vediamo non è il tutto, ma in maniera sinedotica è solo la parte del tutto. Otama, attraverso i silenzi, gestisce la composizione e ci rende un micro e un macro, cioè attraverso il dettaglio ci rende un universo che è fatto di sensazioni. Forse è questa la matrice più alta e la capacità di Otama nella gestione tecnica del dato intuitivo che a un mondo occidentale non appartiene. Nel 2014 ho cominciato ad entrare, ad essere del team, del gruppo del museo. E come insegnante di inglese ho pensato che fosse necessario comunicare questa realtà al territorio, nella doppia lingua. Quindi abbiamo cominciato con i ragazzi a lavorare alla traduzione dei descrittori dei manufatti e a lavorare ai percorsi in doppia lingua, ai percorsi museali e all'interno del progetto Panormus, Palermo apre le porte. E i ragazzi hanno lavorato con grande passione alla traduzione di tutti questi descrittori. E abbiamo aperto queste teche e l'emozione dei ragazzi è stata incredibile nell'aprire le teche, nello scegliere gli oggetti più significativi da descrivere nel percorso e lo abbiamo fatto con grande passione. È stata una grande esperienza vedere l'emozione dei ragazzi nel fare questo. Poi adesso mi occupo di Erasmus e abbiamo esportato questa realtà museale anche in Europa. Abbiamo fatto conoscere ai nostri partner questa realtà e la faremo conoscere quando i nostri partner arriveranno a marzo e ci piacerebbe farla conoscere anche oltre l'Europa.
ci piacerebbe continuare questo stretto legame con il mondo giapponese e un giorno lavorare insieme e vedere da vicino quello che è andato in Giappone e leggere meglio il significato di quello che abbiamo qua.